ti assegni terreno. Ma come hai fatto? Ho speso 326 euro. Di mazzetta, ma è pochissimo. Di marca da bollo. La terra, l'amore per la terra, la voglia di cambiare, ma anche i limiti personali che ognuno di noi incontra nel farlo. Il tutto raccontato in chiave di commedia. Questa, la scommessa della nostra terra. 12 ragazzi vogliono provare a fare una cooperativa di agricoltura biologica su queste terre. Filippo Stefano Accorsi è impegnato in un'associazione antimafia, in genere lavora dietro le quinte, fino a quando gli viene chiesto di seguire in prima linea un progetto al sud, dove un gruppo di 12 disperati, lo diciamo ironicamente ma tali sono, ha messo in piedi una cooperativa per dedicarsi alla coltivazione dei terreni sottratti a un boss mafioso. Chi non sa fare un cazzo? Tutta domanda. Ma dov'è il problema? Chissà, insegna agli altri. Non mancheranno problemi e contrasti, a volte comici, a volte meno. Filippo soffre di crisi d'ansia, il fattore del boss, Sergio Rubini, con tanto di accento pugliese, vuole entrare anche lui in cooperativa. Dacci un criterio, una chiave concettuale. Io a te non ti do nessuna chiave, vabbè. Chi è in carrozzina, chi legge agricoltura e terra in chiave di vocazione New Age, come il personaggio di Iaia Forte. Mo deve venire a piovere, dove? Come lo sa, maestro? Ha guardato il cielo! No, guardate il meteo. E poi c'è l'amore per la bella Rossana. Ma questa la manda la macchina, dobbiamo reagire. No, questa la manda mio cugino. Non si può fare, il regista Giulio Manfredoni aveva raccontato qualche anno fa la storia di un gruppo di disabili psichici che cerca di rendersi autonomo. Qui lo schema è lo stesso, ma meno efficace. Eppure l'argomento è interessante, la voglia di cambiare. La forza della disperazione dietro la risata. La legge non solo come dovere, ma anche come diritto. E la paura, anzi, il superamento della paura. E in fondo cos'è la mafia se non proprio questo, un sistema di paura? Non a caso ha prestato la sua consulenza al film anche l'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti e allo stesso modo una delle scene che funziona di più è proprio quella in cui tutti, ma proprio tutti, abitanti del paese, prostitute e persino preti e suore si impegnano per realizzare il sogno, sottrarre la terra alla mafia. Sarà anche un sogno, ma al cinema e qualche volta nella vita è possibile. Serve il coraggio della legalità, il coraggio della legalità.